Pippo di si show da belli di casa, belli miei iscritti al canale, abbonati al canale non profit, se non piace lo dico al canale. In un momento dove la democrazia è come l'intelligenza di quell'infame che ha detto che sono contento come Faina per la vittoria dell'Inter, vi lascio fare come vi pare. Allora, prima cosa, e poi inizia il video sfogo. Samuele, il mio amico, ha iniziato a fare un canale YouTube. Laziale vero, un laziale che non molla mai. Quindi Samuele Pietri Paoli, andatevelo a cercare sul canale, vi lascio la descrizione e andate a seguire chi è laziale vero. E non è tifoso di un giocatore. Dai, Samu, te amo. No, che ti voglio bene, te amo. Magari avessi la forza che c'è tu. Parliamo di una cosa che è successa un po' di tempo fa, che io ho fatto finta di niente, ma il tempo è galantuomo, ricordatevi questa cosa, che il tempo è galantuomo e la vendetta va sempre servita fredda. Se un vostro fratello laziale, perché in quanto noi siamo laziali, siamo pochi, siamo fratelli, siamo tutti uniti, dice una cosa che a voi vi dà proprio fastidio, è una, o una cosa che per i giorni d'oggi non è, come dire, accettabile dal perbenismo mondiale, e voi augurate a questa persona la morte, non solo la sua, ma anche di sua figlia, o augurate l'arresto barra il DASPO, beh, vi meritate le pizze in faccia. E dato che è quasi successo domenica, non mi fermate a dire quanto sei grande, perché ho la mano grande, molto grande, che poi lo farei di sinistra a livello solamente educativo, perché poi ci stanno le varie gradazioni di quale mano usi e da che tipo di apertura o chiusura della mano trovi. Quindi, piccoli infami, occhio, perché poi non c'è solo il mondo social, c'è anche il mondo reale, e quando vi ritrovate di fronte alla gente reale è inutile che poi alzate le mani e diventate piccoli come un pidocchio de merda, o diventate bianchi come un panno lavato de merda. E la vita è quella vera, quella per strada, non quella sui social. Chiusa parentesi, apriamo un'altra parentesi. Allora, se voi siete tifosi di Ciro Immobile e non della SS Lazio e mi minacciate di lasciare il canale, a me non me ne frega un emerito cazzo, anzi mi fate un favore, perché dato che devo leggere tutti i commenti e li leggo sempre tutti, leggere le vostre cazzate mi fa vomitare, ok? Dice no, perché l'attacco frontale che hai fatto a Ciro Immobile, il signor Ciro Immobile, dal momento che decide di indossare una fascia da capitano, deve essere anche responsabile di prendersi in primis la merda. Se poi questa persona al momento presente, non storico, perché se parlate di cose storiche sembrate più dei tifosi di altre squadre, tifosi di quelli che sono vestiti come l'uomo della McDonald's. Quindi non siete laziali, mi fate schifo al cazzo, un'altra volta ve lo dico, per farvi capire quanto a me non mi interessa della coppa. Sono avvelenato proprio. Quindi che voi mi dite, oh, devi portare rispetto a Ciro, prima cosa stai zitto Giovanni, parliamo solo di campo. Signor Ciro Immobile, quest'anno purtroppo per noi, ma soprattutto purtroppo per lui, non sta giocando a calcio e a noi ci manca. Ma il signor Ciro Immobile, se non sta bene, è giusto che anche lui in primis come capitano dovrebbe volere il bene della Lazio, non di se stesso.
Perché voi mi dite, no, ma uno mi ha detto, un ragazzo che commenta sempre, io voglio bene, no, però hai passato il turno per Ciro Immobile. No! Tu hai passato il turno per provvedere in Champions. Poi la potremmo mettere come ci pare. E poi vi dico altre cose. Sei passato in Champions perché Immobile ha giocato come dovrebbe giocare. 20 minuti e basta. Ok? Dove gli altri sono un po' più stanchi, lui entra, è forte, è sempre stato forte. Nessuno sputa sul passato, ma nemmeno che il passato deve obbligare il presente a determinate scelte. Che poi ieri non c'è un attaccante, perché riparliamo sempre della solita questione, e va bene, ma se voi vi offendete perché ho toccato Ciro Immobile e ve ne volete levare dal canale, non mi interessa. Se siete diventati così soft come la nuova generazione, che oddio ho detto una cosa che non mi piace, basta, me ne vado, levatevi, non c'ho bisogno di voi, non c'ho bisogno di di questa gentaglia, perché siete gentaglia, siete gente che non riesce a reggere un confronto. Perché adesso, se non dici quello che penso, che va bene sentirvi dire, subito no, io me ne vado, e sti cazzi, ci stanno le vostre mamme che vi danno sempre ragione. Posso capire che vi avevo detto che tutte le vostre mamme lavorano sulla salaria, dicevo, ma questo si è ammattito, ci sta di a tutti che siamo figli della mignotta. No! Vi ho detto che nelle ultime 5 partite che la Lazio ha vinto, il signor Ciro Immobile non ha mai giocato. E mi dice, no, però con l'Empoli era partito titolare, vinciamo 1-0 con Gode e Gian Giussi. Vero, è uscito al 23esimo per infortunio, e da lì la Lazio ha iniziato a giocare a calcio. Perché è così? Perché se voi mi dite che non è vero che la Lazio ultimamente gioca meglio senza Ciro, state di una cazzata. Vi state a raccontare le cazzate a voi stessi. E dato che io non sto qui a raccontare le cazzate a nessuno, ma vi dico come la penso dal mio punto di vista. Se il mio punto di vista non vi va bene e dite, oh, non ti sento più perché non la pensi come me, sti cazzi! La vita, cari ragazzi, vi dico una cosa, è una merda. Non troverete mai tutto quello che vi piace a voi. Anzi, finché state a casa con le vostre madri che vi fanno il caffè e la spremutina a letto, magari sì. Poi appena uscite nel mondo reale, piate gli schiaffi in faccia. Ok? Questa è la vita. Da uno dei 45 anni, questa è la vita. Perché io, domenica, se la Lazio giocava e Ciro giocava, io comunque supportavo Ciro, tifavo per Ciro, ma se Ciro fa schifo al cazzo io lo dico. Cioè, se voi avete bisogno di prendervi per il culo, andate a tifare altre squadre. Se non si può dire la verità perché Ciro è intoccabile, andate da un'altra parte, perché la Lazio è la Lazio, non è Ciro Immobile. Io tifo la Lazio, ok? Se a voi vi piace tifare Ciro Immobile, i giocatori, vi piace tifare i singoli atleti, datevi alla box, datevi al tennis, ok? Sport individuali, il calcio è uno sport di squadra. È vero, la Lazio ha fatto cagare tutta ieri, tutta. Però mi aspetto, da quello che fa 200 passacolle per me, che se non è più in grado di fare quello che ci serve, è il primo lui che ti dice, mister, mi sa che è meglio che mi metta a sede. Che poi dobbiamo parlare pure del mister che mi fa quell'intervista al 30%, siamo già fuori. Ma là che cazzo ci ha portato a fare la squadra, mister? I sordi? Allora devi stare zitto pure tu, mister. Sono tutti bravi a fare i froci col culo dell'altri, regà. Quindi, ripeto, le minacce a me non me le dovete fare, perché mi rimbalzano. Anzi, se ci avete le palle, e cosa che purtroppo vedo che non è così, trovate Instagram Maidomo, mi scrivete in privato, vi do anche il numero di telefono e ci possiamo parlare. Se poi invece volete fare i quatti, vi vengo all'appuntamento dove volete venire.
Ok? Io, se Ciro Immobile fa schifo al cazzo, lo dico. Quando Milinkovic-Savic faceva schifo al cazzo, io lo dicevo. Con tutto che io ho amato follemente Savic. Io ero uno di quei matti schizofrenici che ha insultato Sandro Nesta. Maledetto me. Io speravo, io ho contestato Sergio Cragnotti. Maledetto me. Perché? Perché al momento pensavo che non stavano facendo il bene della mia Lazio, del mio amore. Quindi se voi siete ciriani, immobiliani, andatevene a fanculo.